Le subordinate soggettive ed oggettive rientrano nella più ampia categoria delle proposizioni subordinate sostantive. Le sostantive sono delle proposizioni subordinate che nel periodo svolgono la funzione di soggetto o di complemento oggetto. Queste subordinate sostituiscono normalmente un elemento della proposizione reggente, contribuendo così a rendere più chiaro il suo significato e a fornire maggiori informazioni. Prendiamo come esempio la frase «È fondamentale il tuo aiuto» e la frase «È fondamentale che tu ci aiuti». Possiamo notare immediatamente che nel secondo caso il soggetto è stato sostituito da una proposizione subordinata sostantiva, ma anche che la sostituzione fornisce un'informazione in più, specificando in modo sintetico a chi è rivolto l'aiuto. Esistono diverse tipologie di proposizioni sostantive. Le principali sono le proposizioni subordinate soggettive, oggettive, dichiarative e interrogative indirette. Analizziamo la vignetta seguente. La mia laurea è importante. La mia laurea è soggetto del predicato nominale che è importante. Per cui, in un periodo intero dove troviamo due proposizioni, è importante che mi sia laureata, io avrò è importante proposizione principale reggente, che mi sia laureata la sua subordinata. Questa subordinata è una soggettiva, perché va interpretata in questo senso. Che mi sia laureata, cioè la mia laurea, è importante. La subordinata è soggettiva perché funge da soggetto della principale, è importante. Nella frase «la mia laurea è importante», la mia laurea è il soggetto. Nel periodo «è importante che mi sia laureata», che mi sia laureata corrisponde a una subordinata soggettiva perché svolge la medesima funzione del soggetto. È il soggetto di è importante. Le soggettive sono rette da verbi in forma impersonale e usati alla terza persona singolare, da verbi intransitivi come sembra, accade, importa, occorre, bisogna, succede, capita, basta, dispiace, da verbi transitivi preceduti dal si passivante oppure in forma passiva, si dice, si narra, si pensa, si sa, si crede, da locuzioni impersonali formate dalla terza persona del verbo essere o da un verbo copulativo e un nome, un aggettivo, anche un avverbio. È bello, è noto, sembra giusto, è tempo, è bene, è meglio, è chiaro e così via. Possiamo pertanto accertarci che quella che studiamo sia una proposizione subordinata soggettiva analizzando il verbo della proposizione reggente, che deve essere un verbo in forma impersonale.